signora. La mia mascherina, dove la l'ho messa? Diciamo già così, sei ingegnere edile di professione, da qualche tempo fai lo scrittore, sei un grandissimo appassionato di musica sudamericana, sei stato credo nella giuria anche di, o comunque hai partecipato a alcuni festival cubani, se non ricordo male. E, difatti il tuo precedente libro è proprio sulla musica. Il tuo nuovo libro si intitola Il Papa Straniero, sotto il titolo Volver, non a caso in spagnolo. Tornare. Sottotitolo Fazioso romanzo di tanto e fantasma. Un libro che contiene molti spunti interessanti e relativi alla situazione attuale, non solo nella pandemia, ma anche con riferimenti politici, essendo un libro di fatta politica anche. Certo. Relativi anche al problema delle scuole, insomma hai quasi previsto, ma facile prevedere perché come ti dico è una questione che torna ciclicamente, sì. Allora, perché hai voluto fare un libro di fatta politica? Poi un papa straniero sarebbe, tu lo hai inventato nel 2019 alternativo, in cui c'è questa competizione elettorale in cui il centrodestra, correggimi se sbaglio, coalizzato con il 5 Stelle, viene sfidato da questo papa straniero, che sarebbe un professore di filosofia del centro-sinistra. Perché questo sfondo? Cioè, un tuo, era quello che auspicavi, cioè un personaggio forte del centro-sinistra prendesse le redini della Basilicata? Ma spesso l'evoluzione della scrittura ti porta lontano dalle ipotesi iniziali, cioè in realtà questo papa straniero è una persona che viene chiamata da fuori, quasi un cincinnato, è uno che ha guidato la rivolta di Scanzano del 2003, poi se n'era andato in Argentina per vicende personali perché era rimasto vedovo eccetera eccetera, poi lo diremo dopo eventualmente. E siccome era un leader che aveva un notevole carisma, il centro-sinistra di fronte ai tentativi di azzopparlo da parte di una certa magistratura, dal mio punto di vista legata al centrodestra e al Movimento 5 Stelle, decide di chiamare questa persona che probabilmente è impermeabile alle attenzioni della magistratura. Lui ritorna dopo 15 anni dall'Argentina, riesce a capeggiare questa coalizione di centro-sinistra che tiene 30 punti di svantaggio e quindi proprio fanta politica riesce a vincere le elezioni. E il governo che sogniamo. Certamente. Chiaramente per questo il romanzo è fazioso, perché è dichiarato, siccome ci sono una serie di faziosità in questo libro. La posizione politica del protagonista e del mondo che gli gira attorno, non solo con riferimento alla realtà italiana, ma anche rispetto alla posizione che lui aveva in Argentina. Lui è un peronista. Il peronista in Italia è un insulto sanguinoso, e in generale non solo in Italia. Mentre la realtà, dal mio punto di vista, dal punto di vista fazioso del protagonista, il peronismo è stata un'esperienza estremamente importante per l'Argentina e per la sinistra in genere. Questo professore di filosofia che viene in Basilicata, che ritorna in Basilicata, ricorda qualche personaggio, ha avuto un presidente della regione non c'è nessun riferimento, diciamo che come tutti i romanzi c'è qualche cosa di autobiografico, nel senso che contiene una parte, molto poco, di quello che sono stato e sono, e molto di quello che avrei voluto essere che non sono stato. Perché il centro-sinistra ha perso l'elezione? E lo spiego. Perché
ma chiama questo, al di là del nome, questo Papa straniero, no, questo personaggio al di là di questo è perché ormai si è visto, il centro-sinistra ha pagato lo scotto di aver governato per 40 anni e più la regione e di essere diventato il partito della ZTL, della zona a traffico limitato, ha lasciato gli ultimi, li ha abbandonati in un certo senso e ha pagato questa cosa. Però l'analisi adesso è molto, quella che ho fatto adesso è molto semplicistica e nel libro si cerca di approfondire un po', perché furono fatte delle scelte, no? Il candidato per il popolo, secondo te invece ci voleva un personaggio più forte, più autorevole, non che tra l'altro non lo fosse, ma politicamente con più esperienza, più autorevolezza? Probabilmente, sì, col senno di poi, io sono uno che ovviamente ha votato per Tre Rotoli, l'ha appoggiato, mi sono impegnato nella campagna elettorale, col senno di poi possiamo dire che non è stato sufficiente e si sono pagati errori commessi in precedenza, insomma. Però questo è un, diciamo che questa contingenza delle elezioni poi nel romanzo viene superata da una visione, cioè io faccio un discorso sulla crisi della sinistra, no? Della sinistra degli ultimi 20 anni, cioè dopo il 1989, quando sembrava con il crollo del muro di Berlino che il riformismo, diciamo le posizioni socialdemocratiche riformiste dovessero essere vigenti, e invece che ha fatto la sinistra? Ha inseguito la destra sul suo terreno. Tony Blair che ha fatto? Ha voluto cucinare il thatcherismo nella salsa ed si è scottato. E la spiegata secondo te sarà mai possibile un ritorno di una sinistra però diversa? Cioè, una sinistra fattiva, meno dilaniata da lotte intestine? Certo. Sì. Io uno dei punti, diciamo, di forza della mia posizione nel romanzo è quella di che bisogna rifondare i partiti, ma sempre su basi ideologiche. È importante, noi non possiamo andare appresso ai partiti liquidi, ai movimenti, al movimentismo, sia al sovranismo o a quello dei 5 Stelle. Cioè, quando uno dice che io non sono né di destra né di sinistra, è una stronzata clamorosa ed è la cosa peggiore che io rimproverò, perché c'è una discriminante e la vediamo ancora oggi. Le condizioni di lavoro probabilmente sono diventate uguali o peggiori di quelle che erano 100 anni fa. Nel libro c'è anche una saga familiare, c'è uno zio del protagonista che è stato amico di Rocco Scotellaro, quindi c'è anche Rocco Scotellaro nel romanzo, che ha guidato l'occupazione delle terre, l'emancipazione dei contadini, dei lavoratori. Queste cose qua ce le siamo dimenticate, probabilmente. C'è anche un riferimento alla pandemia? Sì, c'è un riferimento alla pandemia, ovviamente l'ho scritto, ho ipotizzato che il protagonista, che era già diventato governatore, il presidente della regione, durante una trasmissione, 8:30 addirittura, quindi parla di questa cosa qua, si lamenta dei problemi della sanità e dice se dovesse succedere la pandemia, il modello, noi abbiamo smantellato la sanità, e io lo dico, mi sono attirato anche gli strati, da quando sono arrivati i bocconiani, cioè quando hanno economizzato, hanno cercato di economizzare la sanità è un diritto inalienabile ai cittadini, non lo possiamo sottoporre a verifiche verifiche economiche, per cui se non ce la facciamo l'ospedale lo chiudiamo, non è possibile una cosa del genere. E questo è estremamente radicale. Io ho un'esperienza di professionale, di ingegnere che si è occupato di ospedali, quindi conosco queste situazioni qua. Dicevamo che sei un curioso personaggio anche per questa qualifica di ingegnere con la specializzazione nell'edilizia ospedaliera, sì, diciamo. Sì. Lo dico alla femminile. Sì, certo. La spiegata si è parlato spesso del dono del carro, no? Sì. Ma al di là di questo, che giudizio ti senti di dare alla gestione della pandemia? Il giudizio è negativo, come lo è a livello nazionale, insomma. Ma non tanto, direi che non è solo un problema dei politici
che non riescono a fare. Noi abbiamo i soliti problemi di attuare le cose che si decidono, non si riusciamo a fare. Adesso per esempio, poi ci sta, le ultime cose sono le vaccinazioni, le raccomandazioni per vaccinarsi. È un male tipicamente italiano, cioè io dico, siccome sono il fratello del medico, il cugino di cosa... Ci fossero già state per il tampone. Esatto, e quindi è la stessa cosa qua. Io credo che la sanità deve ritornare pubblica, non dico al 100%, insomma, diciamo. Io mi sono spostato col passare degli anni, no? Avanzare all'età, mi sono spostato su... Normalmente uno diventa più moderato, io ho fatto un percorso inverso, mi sto spostando su posizioni della sinistra radicale, ma perché credo che il compito della sinistra, la ragione sociale della sinistra, qual è? È quella di emancipare la gente, di togliere dai bisogni. E la mia ricetta è ancora quella che lanciò il Partito Socialista 40 anni fa, perché io vengo dal PSI, coniugare il merito con il bisogno. Cioè noi negli ultimi tempi abbiamo esasperato il merito e abbiamo abbandonato il bisogno. Bisogna raggiungere un equilibrio mirabile, come è successo in delle grandi... anche il centro-sinistra italiano degli anni 60-70 è stato molto avanti su queste cose, la socialdemocrazia tedesca, un certo laburismo inglese, non mi fermo. Senti, ma il tuo papa straniero nei panni di Nicola Colombo, sì, cosa direbbe a Barbi che potesse mettere sotto braccio? Non mi metti in imbarazzo con questa domanda. Vabbè, una delle domande. No, non diplomatico. Diplomatico. Non lo so, che una delle accuse che viene fatta è quella di avere campanizzato la Basilicata. Cioè, io credo che ci sono intelligenze nella Basilicata che potrebbero sostituire nei ruoli dirigenziali altre figure, probabilmente non si fidava di quello che aveva trovato, e ci vuole una maggiore attenzione. E sul problema delle scorie ci vuole una presa di posizione. Nel romanzo il governatore del dice un referendum per la secessione dall'Italia, è un po' troppo esagerato. E poi vediamo come va a finire. Non è una soluzione cosa, però, perché lui aveva un conflitto con lui. Anche in questo caso c'è un conflitto. Sono un po' i ruoli rovesciati. Ma Barbi cosa dovrebbe fare in questa situazione? C'è stata la relazione congiunta delle regioni del Sud, sì. Ma secondo te per mettere un tappo una volta per tutte questo vulcano che periodicamente erutta, no? Perché dalla storia dei 100.000 di Scanzano. Ma a questo punto l'unica soluzione è quella di contrastare nel merito le argomentazioni tecniche, cioè se c'è una relazione che individua dei siti, perché poi alla fine questo bisogna, tutte le regioni diranno il famoso NIMBY, non nel cortile, no, da me no. Però allora se noi per esempio il problema della sismicità del nostro territorio è una cosa che dovrebbe chiudere, allora escludiamo, prendiamo le regioni a bassa sismicità, aree a bassa sismicità o addirittura non sismiche, e questa è la prima cosa, perché poi alla fine tutti quanti hanno una buona agricoltura, tutti quanti hanno il turismo eccetera, però ecco, bisognerebbe essere più precisi, cioè chiamare della gente in grado di contestare le argomentazioni e possibilmente farle anche in maniera leggibile e intellegibile dalla gente. Che questa è chiaro, stiamo parlando del tango, però esatto, abbiamo detto tantissime cose. Tu tra l'altro hai citato la campanizzazione di Barbi, tu sei esperto anche di musica napoletana, hai fatto dei confronti tra la musica napoletana e la musica latinoamericana. Questo libro c'è la colonna sonora, un libro con la colonna sonora, non c'è un disco legato ovviamente, però è scandito da numerosi brani di tango. Che differenza c'è fra il tango e la tarantella che si parla oggi in Basilicata? Beh, questa è una domanda un po' difficile, devo dire, quasi provocatoria, perché no, in realtà il tango è... io sono un tanghero, no, vengo a...
non un tanghero, sono un tanghero che viene, fra l'altro viene a Potenza, o veniva a Potenza perché sono 10 mesi che siamo fermi, siamo per questo lockdown, ci ha distrutti, siamo tutti in crisi di astinenza. E sono uno di quelli che si è avvicinato un po' tardi al tango ballato, che è quello che conta, e ha scoperto la dimensione esistenziale del tango. Cioè il tango non è un ballo così che si fa. C'è tutta una cosa che io cerco di spiegare nel libro. E come dire, c'è una frase che io riporto, diceva di un grande italo-argentino, Ernesto Sabato, che diceva: il napoletano che balla la tarantella lo fa per divertirsi, l'argentino che balla il tango lo fa per riflettere sulla sorte umana, che normalmente è grigia. Sì. Il libro, il film e la canzone che ti rappresenta. Il libro, no, fammi pensare, ci volevo pensare un attimo questa sì. cosa. La canzone, penso che... canzone è Volver è il ritorno, è una canzone meravigliosa. Io riporto i testi integrali con le traduzioni, anche perché molte di queste canzoni sono passate più di 70 anni dalla morte degli autori, quindi non ci sono proprio non c'è più il copyright. Volver è il tema dell'eterno ritorno, cioè uno torna dove non vorrebbe, da dove è partito magari in maniera drammatica, non voleva fare, poi non vuole tornare perché ha paura di questo ritorno, e poi alla fine capisce che solo ritornando dove non si riesce a ritrovare se stessi, ed è un messaggio abbastanza importante, quindi evolvere è la cosa. E il film potrebbe essere, se vogliamo rimanere nel tango, lezioni di tango naturalmente. E il libro poi diventa un po' monotematico, e lo cito negativamente, il tango di Borges, perché io ho la presunzione di, in questo libro, di parlare male di Borges, che è un mostro sacro della cultura argentina e che non si può toccare, perché dirà, se qualcuno legge quello che scrive, qualche professore di letteratura latinoamericana, dice: ma chi sei tu, stronzetto, che ti metti a parlare? Borges però è una persona che secondo me ha avuto nel tango, da un'immagine sbagliata, questo libro che circola anche in Italia, sei lezioni, no, un tango che non è mai esistito, il tango dell'inizio, quando è disprezza e imputa agli italiani, dà la colpa di avere stravolto il tango, di averlo fatto diventare quello che è la cosa bellissima che è adesso, che è una dimensione esistenziale dell'uomo. Senti, l'ultimissima domanda. Il tuo libro si intitola Il Papa Straniero, dare un titolo di un tango alla Basilicata di oggi, pensavi fosse facile. Lo so che è difficile. C'è una, aspetta, fammi ricordare, che poi comincia pure, io dico che devo esorcizzare l'Alzheimer, lo potremmo chiamare, c'è una milonga che si chiama Com'è bella la mia terra, questa qua. Però adesso il titolo non è questo. Mo che me lo ricordo te lo dico. Va bene. Grazie Nicola Corona, autore del Papa Straniero, fazioso romanzo di tango. Grazie a voi, grazie a tutti. E buon appetito.